No, perché io la volevo abbassare sto livello, invece è diventata una Eccoci. Cosa. Allora, ringraziamo Walter Sabatini per averci atteso. Lo ringraziamo, è arrivato qui a Riscone. Noi abbiamo tante curiosità, lo potrai immaginare, visto che rappresenta la società sia sul mercato, ma anche su un aspetto. Entriamo subito un po' nelle domande calde, visto che si è parlato molto. Di un piccolo estratto di dichiarazioni di una lunga intervista di Franco Baldini che avrebbe infastidito e creato qualche malumore in Francesco Totti. Volevamo sapere se c'è stata questa mediazione di cui si è parlato di Walter Sabatini. Ecco, com'è la questione al momento? Non me l'aspettavo questa domanda. No, intanto non farò mediazione, perché è un rapporto quello tra Baldini e Totti che non deve essere mediato. Mi pare di ricordare, come tutti voi, che sono state queste due persone, unitamente a Capello, le architravi dell'ultimo scudetto della Roma, credo, no? Le persone che hanno dato un contributo significativo, sostanziale, a quell'affermazione di questa società qualche anno fa. Quindi non credo che né l'uno né l'altro meritino un mediatore. Tant'è che io con Francesco parlerò, come ho parlato con altri calciatori, con lui in parte devo dire che ho già parlato, perché ci abbiamo, mi sembra di cogliere questo aspetto di un rapporto che si sta costruendo adesso, un nostro linguaggio tacito è molto facile, quindi non sarò mediatore di questa situazione. Franco ha voluto dire delle cose che io condivido, fra l'altro, perché sono le cose per le quali, una delle cose per le quali io sono stato scelto e ho accettato di venire a Roma, cioè la costruzione di un progetto che abbia certi requisiti, con una società che voglia lavorare e che lavorare in una certa direzione, che quindi mi trova totalmente allineato. Poi dopo, a volte in un'intervista viene fuori un aggettivo piuttosto che un altro e le situazioni possono degenerare, ma certamente da Totti e Baldini non ci sarà bisogno di mediare, perché sanno da soli come risolvere questo, che io ritengo possa essere anche un problema minimale. Oggi ha salutato la squadra Menes, ha salutato tutti i compagni. È un'operazione questa che porterà a Stekelenburg? Beh, Menes è un trequartista, Stekelenburg è un portiere. Se... No, sì, capisco il senso della tua domanda, cioè se abbiamo rastrellato un po' di soldi per investirli in quell'altra direzione, ma questa società non c'ha bisogno di finanziarsi in questa maniera, no? Se fa delle scelte poi assolve e ottempera gli impegni che prenderà. Menez è stata una scelta, devo dire, dolorosa. Oltretutto devo usare il condizionale, Menez non è ancora stato ceduto, gli ho dato io la facoltà di allontanarsi dal ritiro per raccogliere le idee e anche per incontrare la sua possibile nuova società. Dobbiamo ancora firmare i contratti, però quindi è una cosa molto probabile ma non ancora chiusa. La società, come sapete, è il Paris Saint Germain, ma non c'è attinenza tra le due operazioni. Stekelenburg è il portiere dell'Ajax. Bene, l'ultima per chiudere da parte mia, perché abbiamo saputo che martedì ci sarà un incontro a Manchester da parte di Alessandro Lucci per l'operazione in uscita di Vucinic, che ha avuto già altre offerte, perché insomma ci risultano quelle del Tottenham, l'interesse forte della Juventus. Allora volevo sapere se alla luce del fatto che sono arrivati già dei giocatori, appunto oggi è stato prestato Bojan, è arrivato Lamela, è arrivato Oseang, cioè se oltre a Menes la situazione Vucinic accelererà, ma in partenza nei prossimi giorni. Io penso che non accelererà, perché ieri ho visto fare delle cose che mi vengono molti dubbi, per la verità. Non ce n'era bisogno, ma ho parlato con un operatore di mercato, con un grande allenatore interessato alle prestazioni di Vucinic qualche minuto fa, gli ho detto mi sa che non lo potrei prendere, perché ieri gli ho visto fare due giocate che appagano totalmente il mio senso estetico del calcio, ma che non è solo il senso estetico, anche il senso della concretezza del calcio, quindi anche questa potrebbe essere alla pari di quella di Menes un'operazione dolorosa, perché stiamo
parlando. Menez mi dispiace non averlo potuto gestire in prima persona, non perché io sia un taumaturgo o un medico degli afflitti, però ammesso che Menez sia stato un po' represso nella Roma, voglio dire, però mi dispiace veramente molto non aver potuto lavorare con lui e vedere di aiutarlo a costruire se stesso, no? Calcisticamente, professionalmente. E così è un discorso che estendo a Vucinic, stiamo parlando di calciatori molto forti, sono stati bravi quelli che le hanno scelti e presi qualche anno fa. È probabile che se ne vadano, l'uno quasi certamente, l'altro è una possibilità concreta. Cercheremo di sostituirli nel migliore dei modi. Io Eccoci. però, sì. No, incredibile, posso parlare liberamente, sì. Sì, Sì, posso chiederti poi al di magari. fuori della domanda che mi farai. Io avevo chiesto al nostro ufficio stampa un incontro di cortesia, dico, siccome sono transitato qui e mi dispiace che perché molte persone di voi mi fermano, mi dicono ma senti, ma quello allora dico, ma è cortese, io non sono un uomo molto cortese per la verità, anzi sono piuttosto, come dire, brusco direi. Ma capisco il senso del lavoro delle persone, allora ho detto ma procurami l'incontro con tutti che li saluto, e invece mi trovo di fronte a qui, e questo mi dà una cosa seria, sì, cioè una conferenza stampa, io non volevo fare una conferenza stampa, io volevo solamente salutarvi e anche ringraziarvi, magari due cose posso dirle, non sono qui per nessuno scoop, mi dispiace, vi siete mobilitati, qualcuno si è anche allarmato, ho saputo, perché aveva preso la strada del ritorno, dice Madonna, adesso succederà qualcosa, ci sarà qualcosa da sapere. Ho voluto solamente incontrarvi per ringraziarvi, niente di più di questo. Però intanto che ci sono rispondo alle domande che mi farete. Allora, senti questa adesso. Questa No, è letale. volevo chiederti di Questa. nuovo di De Rossi perché insomma è No. sempre oggetto di trattative di mercato, quindi adesso tu che cosa rispondi su De Rossi? Che non è oggetto di trattative di mercato, nella maniera più assoluta. De Rossi non è mai stato messo sul mercato e non sarà messo sul mercato. C'è una negoziazione in corso, come sapete, che la porteremo avanti fino a prova contraria e certamente non abbiamo e non attiveremo trattative per lui. E un'ultima cosa su questo aspetto societario. C'è stata un po' di maretta, volevo sapere innanzitutto come stavate vivendo questo momento, insomma, se è tutto sotto controllo. Io lo vedo molto tranquillamente perché colgo ovviamente raccogliendo, leggendo e sentendo alcuni spifferi di una conflittualità, di una litigiosità, direi, che è speculare a quella che io ho tutti i giorni con almeno 50 persone, quando faccio una trattativa o quando cerco di prendere o dare un calciatore, no? Quindi io mi sono presentato qui con lo stesso spirito, nella stessa veste. Di un mese circa e mezzo fa, quando mi sono presentato, io sono il direttore sportivo di questa società, scelto dagli imprenditori che l'hanno acquistata, la stanno acquistando e devo dire anche onestamente sostenuto dai soci di minoranza, quindi per me non è cambiato niente, sono qui per fare il mio lavoro per questa società che è quella che mi ha assunto, che mi ha cercato. Radio, radio. Sì, io voglio rimanere però su questo tema per essere ancora più espliciti. Lei è un uomo scelto da Baldini, quindi un uomo comunque della parte americana, no? Voluto dalla parte americana. Cioè, questa trattativa arriverà alla fine? Cioè, la Roma diventerà americana o ci dobbiamo aspettare anche un'ipotesi di un colpo di scena? Io non me l'aspetto. Lavoro, non ho detto a caso che sono qui con lo stesso spirito, con la stessa idea di quando mi sono presentato un mese e mezzo fa. Non c'ho sentore che succeda qualcosa di questo tipo e sto lavorando per la società che mi ha scelto. Quindi per me non è cambiato niente e se dico questo lo dico nell'esercizio delle mie funzioni, non sono, come dire, un ospite di questa situazione, sono un semiprotagonista, i protagonisti sono allenatori e calciatori, però insomma in qualche maniera ci sono anch'io a recitare un ruolo qui e lo sto facendo sapendo che questa società sarà,
in mano a degli imprenditori americani sostenuti da un gruppo di minoranza che è Unicredit, con il quale ho costruito un ottimo rapporto negli ultimi tempi. Ecco, si dice l'ultima per me, si dice mercato giovani con tanti bravi giovani, alcuni sono in campo, alcuni sono in campo in questi giorni, bravi. Auspicabilmente bravi, però mancherebbe a questa Roma, secondo qualcuno, la ciliegina sulla torta, cioè il nome che evidentemente può anche regalare un bagno di folla, l'entusiasmo, la passione, più di quello che è successo fino adesso. Le faccio dei nomi, uno è Pastore chiaramente, o pensate ad altro? C'è un'ipotesi di questo tipo? Perché se lei vuole tenere Vucinic, indiscutibilmente sarà difficile anche fare soldi per andare a comprare qualcosa di questo tipo. Grazie. Allora, dovrei dare una risposta definitiva su Pastore. Mi sembra che sia arrivato anche il momento, perché non voglio che si generi confusione, soprattutto aspettative poi che potrebbero andare deluse. Pastore è stata forse per me, da un punto di vista professionale, la mia più grande soddisfazione, voglio dire, per come si è imposto, per come poi è riuscito a, qui in Italia, subito a esprimere compiutamente il talento che ha. Si tratta di un calciatore speciale, che Enrico un po' di tempo fa, suscitando la mia rabbia, devo dire, perché ha trovato una definizione che io non ho trovato, e quando lo fanno gli altri al posto mio io mi inquieto. E ha detto che Pastore vede le linee oscure di passaggio. Ecco, in questo senso Pastore è un giocatore speciale, però non è un calciatore che potrà venire alla Roma. Non potrà venire, devo dire, anche per una mia scelta, perché intanto non mi piace riproporre calciatori che ho già avuto modo di acquistare e di gestire, perché mi sembra di andare a tingere a un bacino sbagliato. E poi perché Pastore appartiene a un tipo oggi, a una tipologia di mercato che sarebbe sbagliato che la Roma percorresse in questo momento. Assumendomi un rischio, direi, notevole, ma questo è il mio mestiere. Io penso che la Roma si accorgerà di aver già fatto uno scoop, ma si accorgerà presto di averlo fatto. No, tu però mi hai detto se la Roma farà uno scoop da bagno di folla. Io ti ho risposto probabilmente in maniera non sibillina ma oscura, come il passaggio di Pastore, ho detto forse la Roma si accorgerà presto di averlo fatto lo scoop, perché lo scoop non è giornalistico, questo è il vostro mestiere e sapete farlo benissimo. Lo scoop poi in realtà, per quanto mi riguarda, è rappresentato dalla gestualità, che un calciatore, gestualità finalizzata a ottenere dei risultati che pongono dentro un campo di calcio. In questo senso dico che la Roma l'ha già fatto il colpo, se ne accorgerà presto. Beh, vi lascio a voi la possibilità di scegliere. Brava, questa è una bella domanda. Certamente no, l'allenatore però attiene a un altro tipo di pensiero che mi riguarda. L'allenatore rappresenta quella che io avevo definito sì, ma io ho la possibilità di dire, ma sì, bravo, la mela. Io penso che la mela, non penso, mi assumo un rischio naturale, che quando si introduce un calciatore, insomma, la prudenza è consigliata, ma io non sono un uomo prudente, sono un uomo incosciente, no? E per fortuna mia, perché mi sono costruito con questa caratteristica anche. Io credo che la mela, se sarà sostenuto da un po' di fortuna, anche dall'affetto e dalla stima delle persone, rappresenterà in fretta quello che ha rappresentato Pastore per il Palermo 2 anni fa, tenendo presente però che la Roma non è il Palermo, quindi la Roma richiede un tasso tecnico, psicologico e attitudinale molto più alto di quello che non richiede il Palermo. L'allenatore quindi è l'esemplificazione di quello che io ho anticipato un po' di tempo fa quando ci eravamo incontrati, e ho detto una rivoluzione culturale. Sì, mi pare che l'allenatore sia un vero tassello di questo percorso che vogliamo intraprendere. Credo che voi ve ne siate accorti molto più di me, che sono transitato velocemente ieri e ripartirò domani mattina presto.